そのエリコ、ベメルテルミオカナレエリコテロ、エリコテロ。Oggi vi do 5 notizie sul Giappone che forse non sapevate ancora. Spero di farvi conoscere qualcosa nuova sul Giappone. Notizia numero 1. Le terme, in giapponese si dice onsen, sono bellissime, quindi se andate in Giappone andate anche nelle terme. Ma se avete un tatuaggio, allora può darsi che non potete entrare. Vietano di entrare. Oppure entrate dentro. Però se scoprono che avete un tatuaggio, allora forse vi mandano via. Notizia numero 2. Ni angurie in Giappone. Anguria si dice suika. Suika giapponese a volte sono strani. Per esempio c'è una suika che ha la forma non così, ma quadrato. Quadrato, oppure c'è dentro colore non rosso ma giallo. E abbiamo anche meloni bianchi. Cioè anzi, in Giappone melone di solito è bianco. Forse nell'isola di Hokkaido è famoso anche melone arancione, giallo, arancione, però normalmente sono bianchi. Le frutte in Giappone sono normalmente costano tante rispetto in Europa, ma a volte proprio ordini e magari fai un regalo alle persone importanti con le frutte. E una melone può costare anche 50 euro, solo uno. Un melone 50 euro con la scatola di legno, prezioso davvero. E quasi tutti gli iscritti di questo canale sono o già andati in Giappone oppure vogliono andare in Giappone. E tu? Vieni qua. E tu vorresti andare in Giappone oppure tu sei già stato in Giappone? Vieni. Notizia numero 3. La prossima notizia sono sicura che stupirà. In Giappone abbiamo un treno che galleggia velocissimo sopra la ferrovia. Però quindi non tocca, quindi con le ruote come un treno normale. Questo è grazie al magnetismo, per cui molto smooth, non sentite corre molto liscio. Arriva a 550 km/h, ma non sembra quando sei dentro, non ti accorgi neanche. Notizia numero 4. In Giappone se una persona si suicida buttandosi davanti al treno, la sua famiglia deve pagare i danni all'agenzia dei treni, perché forse ha danneggiato il treno e ha fatto sicuramente ritardare tutti gli altri treni. In Giappone beviamo tantissimo caffè, perché dobbiamo lavorare, studiare. Il Giappone importa l'85% di produzione di caffè dalla Giamaica! Siamo tutti nervosi in Giappone! Chissà se sapevate già queste notizie. A volte i giornali o in TV europei, ma anche americani, manga vuole anche dire sesso, danno le notizie solo strane sul Giappone. Ma a volte queste notizie non sono proprio vere. Manga sesso. Cioè a volte sono cose vere, però rarissimo, non è che ci sono queste cose quotidianamente. Per esempio anch'io quando leggo le notizie sul Giappone all'estero io penso davvero così in Giappone? Non ci credo. Non ho mai visto, non è vero, non ho mai visto questa cosa. Forse è vera, ma non pensate che questa cosa strana è normale in Giappone. Anche per i giapponesi sono strani. Credetemi! Cioè, vi ricordate che comunque
per esempio Tokyo oppure a Osaka, sono due città grandissime, quindi ci sono delle cose anche strane, è normale. Cioè, per esempio, per dire anche New York o Los Angeles, se andate in città grande come Tokyo, allora ci sono tanti matti, trovate negozi strani e anche persone strane. Yeah. Non solo in Giappone, quindi trovate forse cose molto estreme. Ma non tutti i giapponesi sono hentai. Non tutti i giapponesi che lavorano sempre 20 ore al giorno e sono sempre ubriachi. Se ti è piaciuto questo video, guardane subito un altro. Grazie anche oggi e ci vediamo nella prossima puntata. Mi raccomando, matane, matane, matane. Bye bye.